La perfetta realizzazione di una buona fotografia macro è un gesto tecnico che richiede un'ampia dimestichezza con la tecnica fotografica e, naturalmente, la strumentazione giusta. Fare fotografia macro non è per niente semplice e, anche se è vero che alcuni smartphone sono in grado di realizzare delle ottime fotografie macro, oggi parleremo di 5 ottimi motivi per cui tutti quanti dovrebbero possedere una lente macro da 100 mm. Ciao a tutti amici, bentornati sul mio canale. Io sono Cesare e anche oggi parliamo di fotografia e videomaking. In particolare andrò a parlarvi di perché secondo me nello zaino di ogni fotografo dovrebbe esserci una lente come il 100 mm macro. Faccio riferimento al 100 mm macro di casa Canon che è in mio possesso, ma vi faccio notare che diverse case realizzano lenti come questa, quindi Canon non è certo l'unica. Vi cito per esempio il Nikon 105 mm che è sostanzialmente l'equivalente di questa lente per casa Nikon. Ci sono altre lenti di altre case, quindi non stiamo a focalizzarci sul brand quanto piuttosto sul tipo di lente. Sottolineo che questa è una lente che può essere utilizzata sia per hobby sia per lavoro con ottimi risultati. È una lente non facilissima da usare, ma che ci restituirà immagini di grandissima qualità ed è quindi un ottimo elemento da aggiungere alla nostra borsa fotografica. Prima di cominciare, io ti ricordo, se non l'hai ancora fatto, di iscriverti a questo canale cliccando qui sotto sul bottone, attiva anche la campanella così non ti perdi i prossimi aggiornamenti e metti anche un like a questo video così mi aiuti con l'algoritmo. Ma partiamo con il primo motivo. Come dice il nome stesso, il 100 mm macro è una lente prime. Che cosa significa lente prime? Significa sostanzialmente che non è uno zoom. Questa lente non ha un anello di zoom, ha una lunghezza focale fissa. Quindi questo potrebbe essere uno svantaggio nelle teste di molti di voi. Eppure vi spiego perché non lo è. Innanzitutto, nel momento in cui utilizziamo una lente prime, quindi una lente con lunghezza focale fissa, innanzitutto stiamo parlando di una lente che probabilmente ha una nitidezza superiore. Questo per il semplice fatto che per realizzare una lente zoom è necessario concatenare diverse lenti che poi devono muoversi, cambiare il rapporto tra una e l'altra in maniera tale da variare la lunghezza focale. Nel momento in cui invece lavoriamo con un'ottica prime avremo delle lenti che sono fisse, salvo per la messa a fuoco ovviamente, e avremo meno elementi, quindi meno elementi significa che la luce subisce minori modificazioni nel passaggio attraverso il barilotto e quindi arriva sostanzialmente più pura al nostro sensore. In questa maniera riusciamo ad ottenere, ovviamente parlando di una buona costruzione, riusciamo a ottenere delle immagini tendenzialmente più nitide. Questo ovviamente dipende anche dal tipo di lente. Se prendiamo una lente prime da 100 euro è possibilissimo che sia meno nitida di un'ottica zoom da 2000 euro. Nel caso di questa lente di Canon io vi posso garantire che ha una nitidezza assolutamente sopraffina, un contrasto meraviglioso, riporta dei dettagli molto molto gradevoli e nitidi. Ciò nonostante vi segnalo che stiamo parlando di un'ottica da f2.8 e da 100 mm. La combinazione di grande apertura e lunghezza focale abbastanza lunga fa sì che questa sia una lente con una profondità di campo molto risicata. Voi direte, beh, basta chiudere il diaframma. Sì, basta chiudere il diaframma, ma il fatto che sia una lente molto lunga ci obbligherà a utilizzare probabilmente un treppiede, perché nel momento in cui andiamo a chiudere molto il diaframma tagliamo fuori gran parte della luce e questo la rende una lente non facilissima da usare, quindi questo ve lo segnalo. Non è una lente point and shoot, è una lente con cui bisogna lavorare un pochino come tutte le ottiche macro, perché fare macro non è per niente facile. Per fare macro bene ci vogliono o dei flash o dei treppiedi o tutte e due, quindi non è assolutamente una lente che si prende e si scatta a casaccio, perché così non si riesce a tirar fuori le immagini. Ci vuole un minimo di tecnica, ci vuole un minimo di equipaggiamento per completare l'ecosistema intorno a una lente come questa. Passando al secondo motivo, un'ottica di questo tipo sicuramente ci restituisce una visione un po' inedita. Stiamo infatti parlando di una lente che arriva a un ingrandimento fino a 1x e ha una distanza minima di messa a fuoco che, se ricordo bene, è di 5 cm, quindi è una lente che ci permette di focheggiare veramente molto da vicino, ci permette per esempio di realizzare delle texture con una qualità tale che il nostro occhio non è in grado di percepirla, ci permette di fotografare degli insetti con un ingrandimento tale che notiamo dei particolari che ci erano sfuggiti a occhio nudo, quindi è veramente molto interessante scattare macro con una lente come questa. I mondi che riusciamo a scoprire, a catturare sul nostro sensore grazie a un'ottica come questa ci lasceranno semplicemente a bocca aperta. Inoltre, questa è una lente che possiamo utilizzare per scattare cose di piccole dimensioni, quindi la possiamo usare per una incredibile varietà di scopi. Parlando del range di messa a fuoco di questa lente, qui non stiamo parlando di un'ottica macro dedicata unicamente a fotografare oggetti molto piccoli. Saprete benissimo che esistono delle lenti che permettono di focheggiare solamente da molto vicino, quindi sono delle ottiche macro pure che ci permettono di scattare solamente a quella distanza molto ridotta. A differenza di quelle lenti molto specializzate, quest'ottica
ci permette di lavorare su tutto il range, quindi abbiamo da 5 cm fino a infinito. Questo è un grandissimo vantaggio perché significa che noi acquistiamo un'ottica macro, ma di fatto ci stiamo portando a casa un'ottica macro e un teleobiettivo, perché questa lente può essere utilizzata anche per scattare dalla distanza, quindi non solo macro. Io questa lente la uso per fare eventi, per esempio la uso per scattare da lontano magari un'azione che si sta svolgendo su un palco di teatro, e grazie all'apertura di f2.8 riesco a farlo abbastanza bene. Abbiamo un selettore che ci permette di cambiare le impostazioni di messa a fuoco. In questo modo io posso dire alla mia ottica se sto facendo macro o se sto facendo altro. Nel momento in cui le dico che sto facendo macro, il range è più ridotto e quindi la camera va a focheggiare solamente a una certa distanza. Nel momento invece in cui dico alla camera che voglio fotografare da lontano, nuovamente la mia selezione andrà a comunicare al motore dell'obiettivo che deve andare a focheggiare in un altro range, e così riesco a essere efficace. Nel momento in cui io dico alla camera full, quindi full range, funziona lo stesso, e quindi la camera sarà versatile, l'ottica sarà versatile e andrà a cercare il punto di messa a fuoco a qualunque distanza si trovi, però questo comporta un rallentamento. Nel momento in cui io scatto in full, la messa a fuoco sarà molto ma molto lenta, e questo nonostante il corpo macchina su cui l'ho montata sia un S7D, quindi molto molto veloce. Quindi è un'ottica che, se usata con il full range di messa a fuoco, diventa molto ma molto lenta. Per questo motivo io consiglio sempre di selezionare il range corretto, quindi se stiamo scattando da lontano glielo diciamo, se stiamo scattando da vicino glielo diciamo. In questo modo riusciamo a essere un pochino più efficaci. Questa, come dicevo, non è un'ottica che fa solo macro, anzi è eccezionale per ritratti, perché sostanzialmente diventa, su APS-C come la sto usando io, diventa un 160 mm, mentre su un full frame è effettivamente un 100 mm, quindi è perfetta per ritratto, va benissimo, è una lente che ha praticamente zero distorsione, una bellissima compressione, sfoca lo sfondo in maniera molto molto gradevole perché è un'ottica ad f2.8, quindi ha uno sfocato assolutamente gradevole. È eccezionale per fare foto still life. Nel momento in cui io scatto in studio uso quasi sempre questa lente, o questa o il 50 mm su APS-C, che quindi diventa un 80, a seconda delle dimensioni di quello che devo scattare. Ovviamente se sto facendo uno still life con qualcosa delle dimensioni di una valigia utilizzo il 50 mm perché così ho un po' più di spazio, un po' più di margine, ma se devo fare qualcosa di piccolo come per esempio un orologio o una tazzina da caffè o degli spilli o dei fiammiferi, mi capita di fotografare le cose più strane, se sto facendo qualcosa di piccolo ricorro senz'altro a quest'ottica perché mi permette di avvicinarmi di più al mio soggetto e quindi di avere un minore ritaglio da fare, quindi in ultima istanza mi concede una risoluzione maggiore, perché se io devo croppare di meno sfrutto appieno il mio sensore e quindi riesco a riempirlo con il mio soggetto e riesco a portarmi a casa un'immagine dalla qualità superiore, unita ovviamente al fatto che questa lente, come già detto, ha una nitidezza e un contrasto meravigliosi, quindi ci portiamo a casa una foto ricchissima di dettagli. Arriviamo al quarto motivo, ovvero quest'ottica è un'ottica che vi fa lavorare, è un'ottica che a me personalmente fa lavorare molto, nel senso che con un'ottica come questa io riesco a fare fotografia di stock innanzitutto, quindi riesco a fotografare una miriade di oggetti che poi posso mettere in vendita sulle varie piattaforme di microstock, dove mi daranno 10 centesimi, però se lo si fa consistentemente e immagazzinando una grande quantità di immagini si cominciano a vedere i primi guadagni. A questo proposito, se ti interessa questo tema, ti rimando alla playlist in cui ho già parlato di questi temi, trovi tutti i video già pubblicati sul mio canale, vagli a dare un'occhiata. Non solo microstock però, perché di recente mi è capitato di utilizzare questa lente anche in ambito fotografia industriale, quindi per tutto quello che riguarda la produzione magari di oggetti piccoli, apparecchi meccanici, processi dove magari si vuole andare nel dettaglio a far vedere che tipo di lavorazione sta subendo il prodotto finale. Ci sono una miriade di applicazioni che mi vengono in mente, per esempio in medicina, sto pensando per esempio ai servizi fotografici che ho fatto per studi dentistici, dove si andava magari a far vedere un bisturi laser, che è un affarino piccolo così, quindi un'ottica come questa diventa molto importante in un ambito come quello perché ci permette di andare a far vedere quello che è un punto forte del nostro cliente che vuole mettere in mostra. Con un'ottica normale non ci riusciremmo, o comunque dovremmo fare una foto più ampia dove si vede il bisturi piccolino, e invece con un'ottica come questa riusciamo ad andare proprio dentro nella scena e andare a prendere solamente il dettaglio del bisturi che sta magari operando, tagliando, facendo quello che deve fare un bisturi, insomma. Di recente ho utilizzato questa lente per scattare durante eventi, vi linko anche quel video in card, andatevelo a recuperare.
ho utilizzato questa lente per scattare durante un evento e devo dire mi sono trovato molto molto bene, perché un'ottica come questa, che come già detto potrebbe sembrare un pochino lenta, potrebbe sembrare un pochino vecchia, però ha lo stabilizzatore d'immagine, ha la messa a fuoco automatica, ha il selettore per stabilire che tipo di messa a fuoco dobbiamo utilizzare, quindi nel momento in cui io sto scattando un evento non lascio su full range ma la metto più di 0,5, quindi vado a lavorare sul range più distante, per cui la fotocamera saprà, perché gliel'ho detto io, che non deve focheggiare da vicino ma che deve focheggiare da lontano, e quindi avendo ridotto il margine di range in cui va a cercare il punto di messa a fuoco diventerà molto più veloce, quindi è un'ottica assolutamente versatile. L'ho utilizzata e la utilizzo tuttora anche per fare ritratto, anche per fare ritratto di studio soprattutto, perché in studio questa è un'ottica che a me piace molto, posto di avere uno studio abbastanza grande perché bisogna andare un po' indietro essendo un'ottica molto lunga, però è una lente che priva il nostro soggetto di qualsiasi tipo di distorsione, per cui avremo lineamenti, la figura, tutto molto più bello, molto più slanciato, è molto più edificante fare ritratto con una lente come questa piuttosto che con un grandangolo, è molto più edificante fare ritratto con una lente come questa piuttosto che con un 50 mm, se è per quello io non amo il 50 mm per niente, per me le lenti da ritratto sono l'85 e il 100-105, questo è un 100, quindi per come lo uso io diventa un 160, però è molto bello per fare ritratto, assolutamente consigliato, quindi piuttosto che scattare in studio col 50, può avere il suo senso, però io straconsiglio una lente come questa perché in studio fa veramente le scintille. Ultimo motivo per cui una lente come questa è assolutamente consigliata, questa è un'ottica, e parlo di casa Canon ma credo che si possa applicare a diverse case, questa è un'ottica che funziona sia su reflex che su mirrorless, mi spiego meglio, quest'ottica in particolare che è la versione EF del 100 mm macro funziona egregiamente su APS-C reflex, funziona ovviamente su full frame reflex, tramite l'utilizzo dell'anello adattatore funziona anche su mirrorless, quindi la possiamo usare sull'intera gamma. Ora non sono bene informato su cosa hanno fatto le altre case, ma sono abbastanza convinto che qualunque casa di produzione di macchine fotografiche voi scegliate lo trovate un obiettivo macro che sia intorno a 100 mm, magari non è 100, magari è 85. Allo stesso tempo non sono sicuro che troviate un obiettivo che potete usare su tutta la gamma in altre case, non so se Nikon abbia un 100 mm che funziona su tutta la gamma, così come non sono sicuro che Sony abbia un 100 mm che funziona su tutta la gamma, però insomma se acquistate un determinato corpo macchina è molto probabile che esista una lente intorno ai 100 mm con capacità macro, quindi questi secondo me erano i 5 motivi per cui è assolutamente, non dico indispensabile, però è bello avere una lente come questa nel nostro arsenale, è una lente che ci permette di cambiare un po' prospettiva, migliorare magari delle cose che stavamo già facendo, perché nel momento in cui andiamo a fare macro con una lente come questa è meglio piuttosto che se usiamo il 24-105, è molto meglio. Una volta che andiamo a fare ritratto con una lente come questa è meglio piuttosto che se lo stavamo facendo con il 50 mm. Questa è una questione di gusto personale, però insomma i risultati parlano da soli. Io reputo che questa lente sia migliore del 50 mm. Vuoi perché elimina completamente la distorsione che nel 50 invece ancora è presente, vuoi perché ha uno sfocato veramente favoloso e lavora a f2.8 come apertura massima, quindi è uno sfocato molto bello, però siamo a f2.8, non siamo a f1.4. Io non amo l'1.4 perché con l'1.4 ho troppa poca profondità di campo e quindi cosa succede? Che devo chiudere il diaframma, andare magari a 2.8 e però una lente da 1.4 chiusa a 2.8 produce uno sfocato che non è più così morbido. Invece a 2.8 io rimango all'apertura massima nativa di 2.8 e ho uno sfocato che è una favola. Bene amici, credo di avervi detto proprio tutto riguardo a questa lente e alle ragioni che mi hanno spinto a comprarla e che mi spingerebbero sicuramente a ricomprarla se dovessi rimanere senza in questo momento, perché è una lente che io non ho usato tantissimissimo, una lente abbastanza dedicata che uso in certi contesti, quindi non l'ho usata tanto, l'ho usata abbastanza, ma è una lente che ho amato incredibilmente, la uso quando la devo usare, non è una lente da passeggio, non è una lente da everyday, non è una lente che ti porti in giro quando non sai cosa fare perché è abbastanza specifica e dedicata, però è una lente che quando hai bisogno di quella cosa lì di certo non ti lascia a piedi. Molto bene, a questo punto io vi aspetto nei commenti, fatemi sapere se avete mai scattato con qualcosa del genere, se preferite qualcos'altro, magari qualcuno di voi preferisce il 50 mm, magari qualcuno di voi preferisce il 65 mm macro, fatemelo sapere in un commento, possiamo parlare tranquillamente anche di quello, credo di avere un 65 mm macro da qualche parte. Fatemi anche sapere se scattate mai fotografia macro, se lo fate con una fotocamera o se preferite usare l'iPhone 14, ci vediamo nei commenti e a me non resta altro da fare che ricordarvi di iscrivervi a questo canale per non perdere i prossimi aggiornamenti, attivate anche la campanella perché altrimenti finiscono nell'etere e rischiate di perdervi. E noi non vogliamo
che questo accada, dico bene. Lasciate anche un like a questo video, perché se state pensando di dotarvi di un'ottica macro, in fondo è anche colpa mia. E a questo punto noi vi salutiamo e vi diamo appuntamento al prossimo video.